Ecco, parlando di, grazie Dima, parlando di identità, le foto di Elio Pozzoli. E quando dico le foto di Elio Pozzoli, non fare così, okay, quando dico le foto di Elio Pozzoli intendo sia le foto che ci sono dietro, che in qualche modo rappresentano i viaggi che lui ha fatto, sia la foto di se stesso lì dentro. È forse il lavoro in cui quel ragionamento che abbiamo fatto prima sul fatto che il viaggio ci arricchisca, che questa 5 giorni sia stata anche un modo per lavorare sugli archivi, alla ricerca del senso delle cose che abbiamo fatto, in questo lavoro, secondo me, non so quanto consapevolmente, nel senso che non so, cioè, immagino che ci fosse un desiderio di fare questa cosa, vuol proprio dire che quello che facciamo ci definisce. Le foto che noi facciamo, le foto che Elio fa sono la cornice, sono il mondo in cui Elio definisce se stesso. Infatti ci sono tutte queste foto di viaggio e lui che credo, adesso vedo se azzardo, sì, e lui che credo ha età diverse a seconda di quando vengono fatte le foto, perché nelle prime foto lui è estremamente più giovane, nelle seconde foto dove compare col mondo ve la farei rivedere, ma non vorrei usare troppo, poi il mio computer ci lascia, dove c'è l'idea di lui e del mondo, è più adulto della prima foto, e in quest'ultima foto dove c'è solo il suo volto, ed è un volto che non guarda in macchina, guarda da un'altra parte, sale di definizione e ha decisamente un'aria più consapevole. Mi verrebbe da scruta l'orizzonte con una consapevolezza diversa rispetto alle altre immagini. Mi verrebbe davvero da dire che la cornice, cioè le foto, cioè quello che lui ha fatto nel percorso della sua vita, lo abbiano avvicinato alla sua essenza e alla consapevolezza che quella lì sia la sua essenza. Esagerato, Elio? No, va bene. Diciamo che anche si sposa anche col momento, no? Lì col momento che abbiamo vissuto, non c'erano molte altre alternative che dei viaggi limitati, e la montagna sicuramente, insomma, ci fa sentire diversi Infatti, questa è l'ultima foto in cui tu giri le spalle, guardi dentro, cioè fino a prima tu guardi fuori, ok? Sì, beh, più che altro nell'ultima sarei in Chiuso attesa, dentro, eh. alla finestra, lì si intravede una parte di finestra in attesa di Ok, tempi però, migliori. bene. È un po' anche un excursus della mia storia fotografica, Certo. no? Che al momento, più che fare foto di cose di casa, Regole. non sono riuscito a fare, diciamo. E comunque nell'ultima foto c'è la privazione dello sguardo, e lo sguardo è lo strumento del fotografo. Cioè in tutte le altre foto il tuo sguardo c'è, comunque ci sei, qui tu sei di schiena, sei di spalle, stai aspettando, sei alla finestra. È il ribaltamento della prospettiva. Fino adesso abbiamo guardato fuori, abbiamo guardato il mondo e adesso siamo in attesa. Il nostro sguardo è in qualche modo cieco. Sì. Ok. Ora.